Oh, certo, ora capisco. È un ragazzo molto timido. Ehi là! Scusa, tu ti chiami Kiki? Eh sì, sono io. Ma scusa, tu come fai a conoscermi? Oggi è già la seconda volta che mi capita nel giro di pochi minuti. Ah, adesso capisco. Anche tu sei innamorato di me. Eh? Lasciamo perdere. Senti, tu sei Kiki, la figlia di Al-Satan. Oh, che sorpresa! Questo vorrebbe dire che conosci il mio papà. Sì, mi ha mandato lui a cercarti. Mi ha detto che devo aiutarti a trovare il ventaglio dalle foglie di palma, così spegnerà l'incendio. Davvero? Come sono contenta! Dai, coraggio, salta sulla nuvola. Voleremo dal genio delle tartarughe. Vuoi farmi salire su una nuvola? Sei sicuro di non farmi cadere? Oh, beh, non ti succederà niente se sei una persona sincera. Allora posso stare tranquilla. Non ho mai detto una bugia, anche piccola, in tutta la mia vita. Dice, la fai a salire? Finalmente! Che cosa ti è successo, amico? Ai, urca, che dolore! Mi hai fatto vedere le stelle! Ti prego di non aggrapparti più alla mia coda, altrimenti perderò le forze! Oh, scusami tanto, non volevo farti male, ma perché hai la coda? Finalmente abbiamo raggiunto il mare, ma trovare l'isola del genio delle tartarughe non sarà facile. Sarà meglio chiedere a qualcuno. Hai ragione, tesoro mio. Che cosa? Mi hai chiamato tesoro? No, ho detto solo così per dire. Oh! Ma sei tu, Goku! Goku! Oh, che piacere rivederti! Finalmente, lo sapevo che saresti venuto ad aiutarmi, ti aspettavo! Urca, Kiki, come sei cresciuta! Che cosa succede adesso? Chi è quel mostriciattolo? Faccio io le domande, siete al servizio di Al-Satan, giusto? Urca, smettila di stringermi il braccio, non mi circola più il sangue! Non lo sai che tra fidanzati ci si tiene a braccetto? Oh... Sai, tesoro mio, sono sicura che nostro figlio sarà bello come un angelo perché somiglierà a te. Quale figlio? E la nostra casa sarà molto accogliente, con i fiori alle finestre e le tende colorate. E anche una grande cucina. Senti, non stai correndo un po' troppo? Per niente, sto pensando al nostro futuro insieme. Scusate. Tu devi essere uno degli amici di Goku. Piacere di conoscerti. Io sono sua moglie Kiki. E tu come ti chiami? Piacere, sono Krilli. Ma io ti conosco. Come? Mi spieghi quando tu e Kiki vi siete incontrati? Mi spiace, ma non c'è più spazio per il nostro amore. Ormai sono occupata. Cerca di capire, io amo Goku. Come? Che cosa significa? Scusami, non volevo farti del male. L'ho fatto solo perché ti amo troppo. Ti prego, perdonami. È stato un gesto inconsulto, me ne rendo conto. Ho capito bene, ti sei innamorato di me. Non mi stai prendendo in giro? Ti sembro uno che scherza. Dicevo di tutto pur di prendere la sfera del drago. E quindi le hai mentito? Mi sembra evidente. E poi allora era una mocciosa grassa e petulante alta più o meno così. Chi avrebbe mai immaginato che si sarebbe trasformata in quello schianto di ragazza che è oggi, ti pare? Questo non dovevo dirlo. Genio, che piacere, è tanto che non ti vedo. Sei sempre il solito birichino o ti sei calmato un po'? Per chi non mi conosce, mi chiamo Kiki e sono felice di essere la futura moglie di Goku. Spero che mi accetterete nel vostro gruppo. Gli amici di Goku sono anche i miei. Ora ti devo lasciare. Vado a comprare pentole, piatti, posate e bicchieri. Voglio prepararti una deliziosa cenetta. Sarà la nostra prima sera insieme. Vai pure. A dopo. Mamma mia, guarda come sei sudato. Lascia che ti asciughi. Okay. Basta, lasciami stare, per favore. Va bene così, grazie. C'è troppo vento? No, sto bene qui. Tu mi ripari. Oh, che bello. Ma il castello di quel ciccione di tuo padre non si trova da queste parti? Guarda che mio padre ora è anche tuo padre, nonché futuro suocero, vedi di non dimenticarlo.
Ah sì, scusami. Vabbè, per questa volta ti perdono. Urca, lo sai, ora che ci penso l'idea mi sembra carina. Ora ce l'ho anch'io un papà. Certo che fidanzarsi ti sconvolge la vita. Guarda, ecco il nostro castello. Dove? Intervenuti al nostro matrimonio e di averci festeggiato con affetto. Oggi posso dire di essere una donna molto felice. Kiki, sei bella come tua madre quel giorno. Oh papà, grazie anche per l'abito da sposa. È il regalo più bello che potessi farmi, davvero. Tu Goku, abbi cura della mia bimba. Tesoro. Tesoro. Opla! Voglio provarci anch'io! Goku! Kiki! Scusa, sai, se ti ho fatto stare in pensiero. Adesso sono completamente guarito, mi sento in gran forma. Davvero? Sei sicuro di star bene? Ma certo, e adesso te lo dimostro. Oh, Goku! Smettila, dai, ora basta. Forse ho esagerato un pochino, povera Kiki. Goku! Scusami tanto, tesoro mio, ti sei spaventata? Proprio non volevo, sai. Oh, ciao, genio! Sei sicuro di esserti ripreso? Certo, ormai sto benissimo. Più sicuro che sia possibile? Non lo so, però una cosa è certa. Così come sono adesso non riuscirei mai e poi mai a battere quell'androide. Mi allenerò per un anno intero e se non ce la farò, lascerò perdere tutto. Prendi? Un anno hai detto? Non ti sembra un po' troppo? Sta tranquillo, in realtà conosco un posto in cui una giornata mi sarà più che sufficiente. Siamo alle solite. Ascolta, Kiki, avrei intenzione di portare Gohan con me. Tu sei d'accordo? Io d'accordo. Guai! Guai! Guai a te, Goku! Questo è ciò che mi piacerebbe dirti, ma so che niente riuscirebbe a fermarti. Quindi se lo ritieni proprio necessario, prendi pure nostro figlio e allenalo come si deve. Grazie. Però ti avverto che è l'ultima volta. Quando questa storia dei cyborg sarà finita, non ti lascerò più distogliere Gohan dai suoi studi. Kiki è una donna straordinaria. Ha capito che cosa significhi essere la moglie dell'uomo più forte del mondo. Ma devi promettermi che poi ti troverai un lavoro, d'accordo? Grazie, tesoro. Come sono carini! Non riesco a prenderlo. Beh, allora presto. No, ma è scomparso, come avrà fatto? Oh, Goku! Oh, papà, ma dove siamo? Ti spiego tutto più tardi, cara. Adesso non c'è tempo. Devi andare a salutare Goku. Se ne sta andando per sempre nel regno dell'aldilà. Che cosa? Goku sta andando via? Oh. È un peccato che la tua permanenza qui sia finita. Ci mancherai. Addio, Goku. So che dirti stammi bene suona ridicolo, ma te lo dico lo stesso. Stammi bene. Anche tu. Goku, aspetta! Che cosa farò? Ora che anche Gohan se n'è andato, come faccio a vivere senza di voi?
Oh, andiamo, non devi essere triste. Resterà il piccolo Goten insieme a te. Sì, ma se anche lui dovesse fare una brutta fine, che ne sarà di me? Non pensarci neppure. Una volta che avrà imparato la tecnica della fusione, nulla potrà fermarlo. Ah, porterò i tuoi saluti a Gohan quando lo incontrerò nell'aldilà. Ti prego, Goku! Goku! Devi resistere! Rialzati subito! Su, forza! Beh, e allora? Ma come... Non lo vedi? Mi sembra evidente. Sì, insomma, ha perso. Oh, Goku! Per un attimo ho davvero temuto il peggio! Kiki, ci guardano tutti! Mi spiace di essere stato via tutto questo tempo. Ma come vedete, grazie a Kaioshin il Sommo, sono di nuovo fra voi. È meraviglioso! Vuoi dire che potremo vivere ancora tutti insieme, io, te e i ragazzi, come una vera famiglia? Esatto, anzi non vedo l'ora di tornare a casa ed assaggiare i tuoi gustosi manicaretti. Ah, su, Kiki, non piangere. Questo deve essere un momento di felicità, no?